benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: è iniziato a Manchester il processo contro la leggenda dei Red Devils, l'ex compagna, Kate Greville, lo accusa di violenze fisiche e psicologiche. Una leggenda come calciatore del Manchester United e capitano della nazionale gallese. Al termine della sua carriera, Ryan Giggs ha deciso di intraprendere l'attività di allenatore, ma il suo percorso è stato bruscamente interrotto da delle gravissime accuse di violenza domestica da parte dell'ex fidanzata. È iniziato lunedì mattina il processo contro il 48enne nato a Cardiff e la donna, Kate Greville, ha raccontato di un ciclo infinito di abusi emotivi e fisici da parte del suo compagno tra il 2017 e il 2020. Giggs rischia grosso, ma continua a dichiararsi innocente. Un racconto da brividi quello dell'accusa, che ha raccontato i presunti episodi di violenza nei confronti della sua assistita, botte, calci nella schiena e anche una testata. Diciamo che è stata una vita privata che ha comportato una litania di abusi, sia fisici che psicologici, di una donna che ha professato di amare, una donna con cui aveva una relazione e l'ha trattata in un modo che non può essere scusato o ignorato né dall'adorazione pubblico o la legge. Questa è una storia di controllo e coercizione di una donna che pensava di essere amata e rispettata. Purtroppo la realtà era molto diversa, ha dichiarato il legale della donna. Nonostante le pesanti accuse, Giggs si è sempre professato innocente. Così come ha sottolineato il suo avvocato difensore, non ha mai usato violenza illegale contro la signora Greville nel corso della loro relazione, non importa quanto le cose siano andate male. La sua difesa agli assalti è semplice. Tali accuse sono basate su distorsioni, esagerazioni e bugie. Non ha aggredito nessuno. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.